È circa 20 minuti che cerco di capire come presentarvi questo titolo. E questa è la parte bella di fare lo youtuber, vedete voi che dici: ma questo è Recipe for Disaster? È un gioco uscito su Steam tipo oggi più o meno. È in early access al momento. Vedete voi su Steam, cercatevelo, santi Dio, perché da quando lo presento io a quando lo vedete voi, probabilmente passa del tempo. Ma a prescindere da ciò, è un gioco che non prevede l'uso dell'italiano, per cui dovete diventare colti. E se non siete abbastanza colti, beh, chi se ne frega. Iniziamo a vedere questo video, iniziamo a vedere chi è Mike senza nome, che sono io, iniziamo a vedere che cos'è Recipe for Disaster. Espagnol, François, ok? Sì. Questo lo capirei, forse. Deutsche lo capisco bene. E poi c'è English, quindi di italiano no. Ho controllato anche al momento. Non ci sta l'italiano, signori. Così come non ci sta la voglia di vivere. Ci stanno tante altre cose. Benvenuti intanto su il mio canale potente. Io sono senza nome, vi faccio vedere ovviamente il mio avatar della potenza. Eccomi qua. Io tra praticamente 10 anni, forse anche meno. Nel frattempo possiamo imparare il tutorial, possiamo fare una campagna su questo nuovo titolo potente, oppure il multiplayer nei grandi schermi prossimamente. Nel frattempo facciamo la campagna. Che dobbiamo fare? Ok, Sloppy Joe's si inizia ovviamente dal basso, si fanno un cicino di cose. Giorno 1, bla 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 bla. Non voglio star qua a vedere cosa serve e cosa non serve. Faccio vedere subito qual è il mio problema principale. Eccolo, ci stanno due water in un bagno. Che si fa? Si tengono per manina, secondo voi? Non lo so, ma a parte questo è un gestionale promettente dove dobbiamo gestire interamente un ristorante, il menù, i prezzi, il personale, la gente che arriva a mangiare. È potentissimo, tanto potenziale, è dallo stesso sviluppatore di altri giochi, presumo. Hanno fatto anche Rise of Industry, un gestionale bellissimo che potete andare a vedere. E probabilmente c'ha l'italiano, quello. Ma però sta per leggere e scrivere. Beh, c'è una parte di construction che ci permette di modificare, sistemare, prendere mobilio e robe così. Quindi, per non saper leggere e scrivere, io credo che metterò mano a questa schifezza e salteremo una parte interessante. Il cetriolo è un elemento fondamentale che spero di trovare sul menu. Nel food storage abbiamo il cetriolo, aspetta, verdura, asparagi, la banana, il corn, la grap, lattuga, potato, tomato, watermelon. E dove è il cetriolo? Dove c'è cetriolo? No, vabbè, raga, ma senza cetriolo io, cioè, io mi licenzio, ma, cioè, io non voglio vedere niente, via, niente cetriolo, niente gioco. E bam! Dopo che me la sono messa via per l'assenza del cetriolo, sono tornato ancora una volta e ho detto: mo ci pensa Maiko. Ho tirato via tutte quelle schifezze che c'erano, ho messo insieme i bagni, ho sistemato una parete in mezzo ai due chess ed eccoci qua ovviamente pronti per iniziare il nostro big business. Quindi abbiamo varie finestre, ho premuto pulsanti, ho fatto cose, adesso vi faccio vedere. Abbiamo varie finestre, ad esempio a questa parte possiamo gestire lo staff, vedere che c'è un bellissimo Mike senza nome. Amma, lui è bravo con cosa è bravo? Con la friggitrice, ama ovviamente il grill, il forno gli fa abbastanza schifo, non gli piace servire la gente. Ha dei tratti ovviamente che lo corrispondono, lo rendono estremamente bello e potente. Abbiamo poi ad esempio Angela James è proprio negata con il forno, ma gli piace stare a tagliare, a sistemare, a fare cose. Mi piace, donnina in cucina, ottima. Angela Muniz è brava col fryer. Sì, però qua, ragazzi, c'ho troppa gente che dovrebbe fare cose. Mi serve qualcuno che faccia pulizie più che tutti in cucina. Adesso che abbiamo praticamente stabilito chi è che deve fare le pulizie, perché alla fine aspetta, perché dobbiamo fare anche la zona delle pulizie. Santi Dio, la zona delle pulizie in cucina, chi è che si occupa delle pulizie? Angela Muniz si occupa delle pulizie, poi c'è anche Mike senza nome che si occupa delle pulizie in cucina, giustamente. Com'è possibile che io faccia le pulizie? Sì, perché Ian mi deve fare le pulizie di là. Ok, non parliamo più di pulizie perché mi sta venendo l'ansia. Se non avevate ancora fame, aspettate che vi faccio vedere il menu di questo posto incantevole.
Ebbene sì, abbiamo la Cosmic Banana, un banana ricoperta di cioccolata con bacon e mozzarella. Tutto per 17,50 €. Le costolette alla banana? Certo, anche quelle le abbiamo. Abbiamo visto che i cetrioli non ci stanno, quindi ci siamo, deviati professionalmente sulla banana. Il mozza burger, cioè un burger a mozzarella con la madonnina assato, col mais. Mi sta venendo già fame, acquolina in bocca, ma c'è poi peggio la banana. No, niente banana qua a quanto pare. Com'è possibile? Mi sono dimenticato di mettere... Ho messo la patata però, ok? La patata. È il Volcano Burger, che è esattamente un burger che è pieno di cose, ma noi non vogliamo cincischiare ulteriormente, vogliamo aprire e vedere il business come vanno. Sta arrivando tutto il mio staff, come potete vedere, tutti vestiti in maniera elegante. Dobbiamo decidere cosa, come fare. Santi Dio, abbiamo un sacco di oggetti che sono nel depositus. Perfetto, tutti sono già incazzati e aspettiamo che arrivi il popolo che ha fame. La situazione al momento si prospetta in questo modo. Ho un sacco di personcine che aspettano qualcuno che faccia da mangiare e i miei due cuochi stanno facendo avanti e indietro, praticamente facendo ovviamente schifo. Perché sì, se non sapete esattamente che cosa sto dicendo è tipo... Sì. Attenzione, la prima recensione del ristorante arriva. Mozza Burger era fantastica, Salamoia John è stato incredibile. Salamoia John è il nostro nuovo, ovviamente, il nostro nuovo cameriere. Sapete, Salamoia John ha un suo fascino particolare. Nel frattempo forse mi servirebbe qualcuno che si occupa di fare pulizie. Vediamo un cicin che cosa sanno fare. Cleaning, c'è qualcuno che... questo adora fare cleaning. Però è pazzo, questo no, lasciamo perdere. New request, attenzione, nuove richieste. Santi Dio, Mike senza nome è stato scorbutico. Questo posto è fantastico, incredibile, l'ho fatto io, per forza è fantastico. La madonna, che fa tutti in bagno contemporaneamente? In tandem, questo ha mangiato e subito gli è partito il... Incredibile, aspetta, Ross, zio Ross. Tu sei un tizio a cui piace servire e cosa stanno facendo tutti? Perché stanno cazzeggiando tutti? Che sta succedendo qua? E voi direte, ma Mike, ma alla fine stai facendo cose? Ma com'è sto titolos? Allora, il mio così a freddo, secondo me, ha tanto potenziale, ok? Perché ci sono tante piccole cosette. Ad esempio, semplicemente quando si va a fare un nuovo recipe editor, facciamo una nuova pietanza. Che ne dite? King crab, le sardine, le squid. Ok, le squid le mettiamo direttamente a friggere un cicinin, perfetto. Insieme alla cipolla, sicuramente va benissimo. E le possiamo servire con del pomodoro grigliato. Insieme, aspetta, mettiamo qualcosa che abbiamo. Insieme a delle arance, ok? La Macedonia mastropiana si fa ovviamente con il seafood e aglio. Vediamo un po'. Grilled, fried, ok, perfetto. Sembra essere a posto, abbastanza buona. Ottimo. Dobbiamo vedere che immagine dargli per il menu. Ecco qua. E quindi aggiungiamo la Macedonia mastropiana a 12,75 €. È onesto. Le costolette alla banana per qualche motivo non piacciono tanto, quindi riduciamogli un po' il prezzo. Ok? Le costolette alla banana non vanno alla grande. Il mozza burger per qualche motivo è quello che va per la meglio. Fried pork loin mi chiede di aggiungere un bel quella roba lì, pork loin. Abbiamo un po' di pork loin, per favore. Loin. Pork loin è una città praticamente che sta alla periferia di Mastropio. È lì che praticamente fanno i migliori maiali del Veneto. Di solito sono bipedi, però a volte escono anche quelli, insomma, quadrupedi. Comunque, il pork loin, dov'è il pork? Pork loin, eccola qua, la lonza di porcello, che è fried, giustamente, buttata dentro lì così.
Con cosa mangereste voi, ovviamente? Io la mangerei con della cipolla, anche quella un po' fritta, sempre di fritto, abbiamo le patate fritte, ovviamente, e ci vuole l'aglio fritto, ok? Tutto fritto, perfetto. E salutare, scriviamo qua, salutare, perché sai che se scrivi salutare sul menu è sicuramente salutare. Pork loin salutare. Perfetto, mettiamolo sul menu subito, il pork loin salutare. Eccolo là, 13,50, perfetto. Ha preso fuoco, attenzione! Ha preso fuoco, c'è assolutamente. Il senza nome lì presente, senza nome lì presente, spegne l'incendio. Madonna santa, così questa cosa non ci voleva. Questo pezzo funziona più? O bisogna essere pulito? Bisogna essere pulito, perfetto. Ecco là, perfetto. Senza nome, dove sei? Santi Dio. Oh, e fermati un attimo, quale diavolo è Mike senza nome? Ovviamente la potenza ha fatto sì che io raggiungessi gli obiettivi senza il minimo sforzo, quindi potrei passare al prossimo livello oppure potrei continuare a giocare, ma cerchiamo di capire un altro ciccinino che cosa sta succedendo a questa parte. Giustamente gli obiettivi li ho fatti con una potenza incredibile, ma Ross è impazzito. Dove è finito? Ross, oh, che c'hai? Che c'è? Mal di panza? Che sta succedendo? Stai male, Ross? Stai male? Chi se ne frega che stai male? Devi lavorare ancora di più. Santi Dio. Mettete a cincischiare, che cosa vuole questo? Salamoia John, ok, Mozzaburg. Dove è la richiesta? New request, new request, new request. Dove è la richiesta? Dove è la richiesta? Ci serve una richiesta qua in mezzo? Bismanu, luxury. Ah, fried spicy banana, va menu. Ah, chili powder e banana e diventa deep fry. Ok, fried spicy banana. Praticamente banana fritta piccante. Come possiamo migliorare noi una banana piccante fritta? E quindi ecco qua che ovviamente sono diventato un grande boss della potenza della ristorazione senza neanche sapere che cosa ho fatto. Praticamente ho aggiunto dei menu, ho creato delle personcine, ho aggiunto una cucina, ho risistemato un po' di edilizia e un po' di arredamenti e tac, la potenza ha dominato il mercato e c'è un tizio che è successo di nuovo nel mio bagno. E sempre, c'è sempre qualcuno nel mio cesso. Salamoia John sembra che si stia impegnando tanto, perfetto, ha apprezzato tanto il servizio. E quindi sì, diciamo che Recipe for Disaster promette bene, vediamo che cosa ci promette ovviamente nel prossimo episodio della campagna. Nel frattempo io direi che per questo primo inzuppamento di che cos'è Recipe for Disaster possiamo fermarci qua e quindi buon proseguimento a tutti. Baci e abbracci, è stato bello rivedervi, soprattutto lasciate un 70 mi piace e poi buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, vedete? Sono le 22, noi chiudiamo. Ciao!